Ho visto i Boscar del Cerbero di nascosto perché i miei non vogliono che sto su Twitch. Tu che opinione hai di loro? A volte, in determinate situazioni con determinati ospiti, è pur vero che comunque... Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo What the Fask, il format dove leggo le domande che mi fate su... What the Fask! Lo sponsor di oggi, come potete vedere dal mio sfondo, in realtà potete intuire lo sponsor del video dallo sfondo. Ehi rap! Dopo vi spiegherò meglio di cosa sto parlando, ma prima di cominciare a leggere le domande vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Ma le domande dove sono? Sul mio telefono. Inizia Michele Merli. Bomba Mauri. Di recente ho visto al cinema Morbius e devo dire che non mi è piaciuto molto. Tu l'hai visto? Se sì, ti è piaciuto? Che ne pensi? Non l'ho visto. Non è che siano molto invitanti le recensioni e anche ciò che sento dire in giro. In realtà Morbius è stato esattamente brutto come me lo aspettavo. Fuori una schifezza. Cioè è semplicemente un film brutto. Se una cinepresa potesse cagare, cagherebbe Morbius. Sai, molte volte tu sei invogliato a vedere un film perché ti ispira il trailer, ti piace il personaggio, insomma c'è una sequela di motivi per cui ti può piacere o hai voglia di andare a vedere un film. Insomma, hai capito, no? Dylan Kua, qual è la tua serie TV preferita al momento e quella a cui sei più affezionato? Al momento non sto seguendo serie TV, sono in stand by perché in questo momento la mia vita è un po' scombussolata tra viaggi, Roma, Milano, lavoro, quindi non ho una serie TV del momento, non c'è. La serie a cui sono più affezionato sicuramente è Friends, che la vedevo da bambino a casa in TV. Crescendo l'ho rivista più volte da quando è sulle piattaforme streaming e come sa chi mi segue è la mia preferita. Sai che a New York si possono visitare i set? Lo so Paolo, andiamo. Pierino Pellino, beh, il mio preferito Pierino Pellino. Bella Mauri, oggi guardavo le mie pagelle dei lontani tempi delle elementari e ho capito perché i miei genitori mi volessero via di casa. Come andavi tu a scuola e perché 11 in grammatica? A scuola io andavo o con l'autobus o a piedi. No, non saprei dirti come andavo, io non avevo voglia di studiare. Col senno di poi mi dispiace, perché per esempio materie come la storia, che da bambino ti sembrano che palle la storia, in realtà poi raccontano di avventure, guerre, battaglie e tutta una serie di cose in realtà sono fighe, solo che per alcune persone, tipo me, vengono dopo. Ero molto bravo in matematica, in italiano e in scienze, perché mi piace il corpo umano, mi piaceva le ossa, i muscoli, le funzioni degli organi, mentre matematica finché non sono arrivate le lettere, nel senso che sono molto bravo a fare i calcoli e a fare i conti. E ovviamente l'italiano perché mi è sempre piaciuto. Lettere intendi rincogni dei X? Sì, no, e vai a fare il tarallo inzuppato. Ma che bello, tarallo inzuppato. Ciao Maurizio. Hai visto Moon Knight? No, l'aspettavo da una vita dopo aver letto tutti i fumetti. Sono un super fan, cosa ne pensi della serie e del fumetto? Devo dire, lo ammetto, non faccio come quelli che dicono io sono super fan, perché no. Conosco il personaggio di Moon Knight, non ho mai letto qualcosa riguardo a lui. Sono intenzionato ad iniziare la serie, ma non ho veramente il tempo materiale per farlo. Per esempio, no, tu mi potresti dire anche sì, vabbè, ma Disney Plus è anche sugli smartphone, sui tablet, eccetera, eccetera. Non ho voglia di vedere una serie in treno sul telefono, sinceramente. Se me la vedo, ho il 75 pollici a casa, a Roma, preferisco quello. God of Panzerotti. What the faschio. What the faschio. Tantissimo tempo è passato ormai dall'ultima fiera a cui ho partecipato, troppo forse. Mi chiedevo se mai riusciremo a vederti in qualche fiera in Italia o anche fuori. Sarebbe una figata rivederti nel palco a presentare. Io preferisco stare sul palco. Nel palco, lui che sono in mezzo alle trame. Mancano tantissimo anche a me le fiere del fumetto. Ma tanto, 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 tanto. E posso dirvi per certo che allo stato attuale delle cose non sarò presente a nessuna. Ora come ora non posso, non riesco. Mi piacerebbe, ma ovviamente non è che decido io. Senti tu, io vengo ospite alla tua fiera. No. Cioè, oddio, gli piacerebbe, perché mi devono invitare e io verrei volentieri in base a tutti gli accordi che si possono prendere. Perché ragazzi, il discorso è molto semplice. Non riesco ad andare a una fiera come visitatore. Cioè, a me piace girarmi gli stand, comprare le cose. È un discorso delicato perché persone lo capiscono e persone non lo capiscono. Se mi si forma un blocco di 30 persone e io devo fare la foto con tutti e 30, nel frattempo se ne formano altri. C'è sempre quello con i cromosomi a palla che arriva e commenta. I cromosomi a palla. A palla proprio ce l'ha. Dice, ma... Chi ti credi di essere? Chi sei tu che ti fermano e ti fanno? Non lo so chi sono io, ma lo fanno. Giorno di merda si chiama questo. Il recente episodio accaduto durante gli Oscar mi ha fatto pensare. Se uno come Will Smith è arrivato a tanto in un contesto internazionale, chissà cosa avrebbe fatto nella vita di tutti i giorni, magari in strada o a casa sua. A te, per esempio, è mai capitato di perdere le staffe per difendere la tua famiglia o qualcosa a te caro? Io sono team Chris Rock. Viva i pelati e i loro derivati. C'è Chris Rock! No? Che è sul palco degli Oscar e fa: ah, non vedo l'ora di vedere la moglie di Will Smith nel Soldato Jane 2.
che da noi si chiama Soldato Jane, in America si chiama G.I. Jane, perché la moglie di Will Smith ha l'alopecia, quindi ha perso tutti i capelli. Quando Chris Rock ha fatto la battuta, Will Smith ha fatto ha visto la moglie incazzata e ha detto no, io stavo ridendo per finta, non stavo ridendo davvero. Si è alzato, è salito sul palco, ha dato uno schiaffo a Chris Rock. Quando è tornato a sedere, ha detto: togli il nome di mia moglie dalla tua foto da bocca. La battuta di Chris Rock non era bellissima. La battuta di Chris Rock non era bella. Will Smith è un co... Potevi rispondergli in 12.000 modi sui social, nelle interviste, quando sei salito dopo a prendere l'Oscar. Vabbè, lì però non lo sapeva che sarebbe... Lo so che non lo sapeva. Però anche quando gli è andato lì davanti, invece di dargli uno schiaffone, gli poteva fare una battuta. Gli poteva fare una battuta. Ma perché questa cosa del macismo, devo difendere la mia donna, se due secondi prima stavi ridendo alla battuta? Ah, sei un ipocrita del cazzo. Sei in Mondovisione, alla notte degli Oscar, fai parte dell'Academy, perché ti devi compromettere per una cazzata del genere? Ha perso la boccia. La boccia, come la moglie, quell'altra. Però pare che gli abbiano già cancellato due film che doveva fare. Insomma, la situazione non è gli bella. Sta bene. Ah, se uno fa una battuta d'ambra, uno non la fa Chris Rock, due non sono Will Smith, tre non siamo alla notte degli Oscar. È molto semplice. Andiamo avanti. Francesco 1234. Bomba Mauri, ho questa domanda in testa da un sacco di tempo. Praticamente ogni volta che devo parlare per un'interrogazione mi si secca completamente la bocca e anche se saprei cosa dire faccio tanta fatica e mi viene l'ansia. Ti è mai capitata una cosa del genere mentre doppi? Allora Francesco, la domanda è molto interessante, perché sai Paolo che solitamente la gente mi chiede: ah Mauri, quando parlo salivo un sacco. Perché poi se salivi tanto schiocchi, no? Si sente, nel mio caso, al microfono, perché facendo questo lavoro ho necessità di saper controllare anche la saliva, perché se ce n'è troppa schiocchi, se ce n'è poca hai la bocca asciutta e parli male. Ovviamente bere è molto importante, tutti i doppiatori hanno due cose fondamentali, la penna e l'acqua, sono proprio il must per segnare le battute e per ovviamente idratarsi per bere, perché serve a mantenere anche più fluido il discorso, l'articolazione e tante altre cose. Tra l'altro bere l'acqua ti aiuta anche a rimanere idratato, ti annoia il gusto dell'acqua, esageri perché bevi troppe bibite zuccherate, gassate. Potete provare AirUp, no? Che è lo sponsor del video, ve l'ho detto prima, sembra una borraccia normale, ma grazie a un sistema geniale permette di dare il gusto all'acqua tramite questi piccoli pod che vedete qui, che contengono l'aroma del gusto che preferite. In questo caso è il Ribes Nero. È il nuovo gusto che è uscito sul sito di AirUp, lo potete trovare lì. E tra l'altro non è difficile da spiegare bene, ma praticamente dovete provarlo. L'aroma del Ribes, che è questo, vi fa percepire il sapore, in questo caso del Ribes Nero, ma potete mettere quello che volete, eh. Comunque continuate a bere acqua. Se lo schiacciate in giù, sa di acqua normale. Se lo mettete a metà, il pod si attiva. Poi è tutta intercambiabile, tipo le cover dei telefoni. E ovviamente, solo per le prossime due settimane, il codice sconto è Merluz 10. Esatto. Che vi dà il 10% di sconto su tutti gli acquisti fatti sul sito. Perché bere è il segreto della vita. E andiamo avanti con le domande. Sì, sì. Fruttolo a cavallo 09. Ho visto i Oscar del Cerbero di nascosto perché i miei non vogliono che sto su Twitch. Mi è piaciuta solamente la parte di G. Schianto che cantava Mi fa impazzire. Tutto il resto era super cringe. Poi loro fanno sempre i buffoni e non mi piace che prendono in giro gli altri. Tu che opinione hai di loro? Finalmente si è vista quella faccia di cazzo di Flame. Poteva tenersela. Ma perché povero Flame? No, è tanto un bravo ragazzo. Io sono anche stato ospite al Cerbero. Fanno sicuramente un tipo di intrattenimento molto irriverente, molto fuori dagli schemi e sopra le righe, soprattutto sotto certi aspetti. In tutto questo si può trovare a volte, in determinate situazioni con determinati ospiti, degli spunti interessanti, ma è pur vero che comunque fanno un tipo di intrattenimento che non è molto in linea col mio, per esempio. Io li conosco tutti e tre, Flame, Marra, Simone, hanno creato il loro mondo, il loro universo sul quale continuano a lavorare, lo fanno con dedizione, ma è giusto che sia così. Pensa se tutti facessimo la stessa cosa e tutti intrattenessimo facendo le stesse cose, avremmo tutti lo stesso pubblico. Invece avere più scelte sul web, su più piattaforme, dà anche la possibilità al pubblico di poter scegliere cosa guardare e cosa preferire. Giuseppe Barresi, what the fast, Paolo. Oh, sei bello. Pronto? Bei piedi o belle mani? Belle mani. Undertaker o Stone Cold? Stone Cold. Sicilia o Calabria? Sicilia. Una cena con Abella Danger o con Amurant? Abella Danger, mille volte. Sport in cui sei negato? Quasi tutti. Vorresti avere i poteri di Goku o di Rufy? Di Goku. Ryu o Ken? Ken. Cambio automatico o manuale? Automatico. Viaggio nel passato o nel futuro? Nel passato. Passato è sicuro che c'è. Futuro. Nel passato dove? Boh. Antica Roma? 2019, era così bello. No, Antica Roma no, cagavano in giro. Ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, comare, nipoti, fatelo vedere a tutti quanti. E ovviamente seguitemi su tutti i miei social. Noi ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò.
La sai quella del tizio che entra nel bar con la maglietta al contrario? No? Non la so nemmeno io. Però quello che so è che sul canale ci sono un sacco di altri video fantastici. Non aspettare, guardali tutti, più volte. Tipo, se li hai visti di fila, guardali poi sparsi.